Al grido di battaglia inneggiante all'elettrificazione, i marchi automobilistici si sono da un po' di anni lanciati nel progettare l'evoluzione della propulsione totalmente elettrica e in alternativa ibrida, con preferenza per la versione plug-in, quindi ricaricabile alla spina. Ma riguardo in particolare a quest'ultima tecnologia, non tutti la pensano così. C'è infatti chi persegue con fermezza, convinzione e con la forza dei risultati dalla propria parte una strada diversa. Il soggetto a essere chiamato in causa è Suzuki, che adotta per quasi tutti i propri modelli, a eccezione della A-Cross, i sistemi mild e full hybrid, quindi all'insegna di un'interazione tra il motore termico e quello elettrico, senza alcun bisogno di effettuare ricariche. Ecco come funziona il full hybrid, prendendo spunto in particolare dalla nuova Suzuki Vitara Hybrid 1500 140V, che ha un listino che parte da 30.400 euro. In questo caso, il motore 1500 Dual Jet benzina è abbinato al modulo ibrido con motogeneratore da 24,6 kW, a sua volta alimentato da una batteria da 140 V. In fase di partenza o nelle manovre a bassa velocità, il sistema ibrido fa sì che venga utilizzato esclusivamente il motore elettrico. Se la batteria è completamente carica, in modalità puramente elettrica si può raggiungere una velocità massima di 80 km orari. In caso di un'accelerazione decisa, il motore termico e quello elettrico possono lavorare anche in simbiosi per ottimizzare le prestazioni. La batteria da 140 V si ricarica invece in fase di frenata e di rallentamento tramite il motogeneratore, senza appunto il bisogno di una ricarica esterna. Questo sistema non ha impedito a Suzuki di mantenere fede alla filosofia della trazione 4x4. La nuova Vitara Hybrid può infatti essere equipaggiata anche con la trazione integrale All Grip Select. Perché Suzuki adotta la tecnologia Full Hybrid? Per l'elevato grado di efficienza in termini di consumo, contenimento delle emissioni, piacere di guida e, non da ultimo, per la sua semplicità. In futuro anche Suzuki adotterà certamente le motorizzazioni 100% elettriche. Ma il percorso della transizione energetica, il marchio giapponese ha deciso di intraprenderlo a modo suo. E i fatti, tutto sommato, non sembrano dargli torto.